Buongiorno a tutti. Altra riflessione su Michelangelo, mi collego alla precedente, quella sul non finito, e questa è proprio una riflessione personalissima. Concedetemi proprio da un pittore che guarda le opere di Michelangelo, in particolar modo le opere di pittura. Quindi sto pensando nella mia testa alla Cappella Sistina e a tutte le anatomie, visto che Michelangelo è il pittore dell'anatomia, è l'artista dell'anatomia perché era anche scultore, disegnatore. Quello che mi interessa sottolineare riguardo a questo aspetto di Michelangelo è quello che provo io guardando queste anatomie. È come se lui lavorasse sempre, anzi, secondo me, lui lavora sempre sugli angoli e sul contrappunto. Guardate, sto già assumendo la posa perché nel momento in cui li penso mi è inevitabile cominciare ad atteggiarmi come una delle sue figure. Anche per essere più esplicativo, cioè Michelangelo riesce a creare una tensione impressionante come nessun altro, proprio perché lavora tutto sull'angolo, quindi proprio spacca in continuazione la linea retta. Raramente i suoi muscoli sono lineari, permettetemi il termine, sono rettilinei, perché lui in continuazione crea un'evoluzione o una rotazione dell'arto, di parte di esso, in modo da creare una tensione inaudita, che è quella che poi io personalmente, ma credo in molti, recepiamo stando davanti alle sue opere. E quindi crea proprio una, come dire, un'onda di energia impressionante. Lo fa appunto in continuazione, ruotando e spaccando la linea lineare. Quindi lui anche l'ultimo dito lo muove in modo da far sì che ci sia questa evoluzione. Il polso, il gomito, le ginocchia, tutto in lui è in continua evoluzione e non si ferma all'anatomia. È come se la mandasse nell'universo, nello spazio attivo che sta intorno alla figura. A differenza di altri artisti in cui poi questa tensione va a morire in un gesto. Lui non ha fondamentalmente bisogno di un'azione definita narrativa, perché per lui è importante, questa è una mia visione, mandare energia ovunque. E nel momento in cui la mando, devo anche caricare il corpo per mandarla. Ed è quello che a me di Michelangelo affascina in maniera impressionante. Per riuscire a far questo, Michelangelo è il re dell'anatomia perché deve conoscerla a tal punto e a un livello tale da poterla comandare completamente. L'anatomia poi di Michelangelo, come l'anatomia di molti altri, era quasi un gioco geometrico, mi spiego bene. Conosce perfettamente l'anatomia a livelli spaventosi, come nessun altro, come pochi altri, ma come nessun altro. E la gestisce in maniera assolutamente poetica ed artistica, perché nelle sue mani è assolutamente pura anatomia, è verosimigliante, ma diventa una cosa ulteriore, diventa arte. Cioè la trasforma, la fa diventare un prodotto geometrico di volume, di ombre, di luci, che è anatomia, ma gestita da lui in una maniera tale che assume un livello ancora successivo e ulteriore.